Bene, allora iniziamo questo ultimo incontro dell'iniziativa Ordine, Caos, Complessità e Sistemica. Oggi daremo la parola ai matematici, ci illustreranno la loro prospettiva sugli argomenti che abbiamo già trattato nei scorsi incontri. Il chairman della giornata sarà Riccardo D'Elia, il quale introdurrà fra breve gli argomenti. Direi che possiamo, senza rubare altro tempo alle relazioni, iniziare. Ringrazio tutti quanti per essere intervenuti anche in questa occasione. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Il mio intervento ha lo scopo di introdurvi a quella che è la teoria dei sistemi dinamici e di darvi qualche concetto di base, qualche strumento per poter anche apprezzare meglio quelli che saranno gli interventi dei due relatori di oggi. Quindi partiamo subito da che cos'è la definizione di un sistema dinamico. Un sistema dinamico è un modello matematico che descrive l'evoluzione del tempo di un oggetto, quindi di un sistema, attraverso una legge deterministica. Che cos'è una legge deterministica? Una legge deterministica associa a cause uguali effetti uguali. Un esempio di legge non deterministica può essere un mazzo di carte che si evolve nel tempo mescolandosi. Ad esempio, se prendiamo come prima carta l'asso di picche e poi diamo il via al sistema, quindi lo mescoliamo, e otteniamo come prima carta l'asso di cuori, non è detto che ripetendo l'esperimento, quindi ripartendo come stato iniziale l'asso di picche, non è detto di arrivare direttamente di nuovo all'asso di cuori. Infatti questo sistema si dirà governato da una legge pseudo-casuale, perché comunque non è del tutto casuale, perché ci sono un numero finito di possibilità di ordinazione delle carte. Un sistema dinamico può anche essere visto come una macchinetta che mangia dati iniziali e restituisce soluzioni attraverso dei parametri di controllo. Si possono identificare fondamentalmente due grandi famiglie di sistemi dinamici che sono discriminate in base al tempo. Se il tempo lo consideriamo continuo, abbiamo sistemi dinamici continui che sono descritti da equazioni differenziali, che vedremo fra poco che cosa sono. Mentre nel caso discreto abbiamo appunto un tempo che viene scandito ad intervalli. C'è da sottolineare che comunque quando si fanno delle misure fisiche, quindi si va proprio a considerare, a fare delle ipotesi di lavoro, a considerare un sistema, noi discretizziamo il tempo perché non possiamo materialmente prendere misure nel continuo. È soltanto un'idealizzazione quella della retta reale intesa come continuo. Nel caso discreto, appunto, il modello viene descritto da una funzione che è ricorsiva o comunque che itera i passaggi, restituisce il passaggio successivo in base a quelli precedenti. Uno dei primi modelli è stato proposto da Malthus, che fu un matematico che visse a cavallo tra 1700 e 1800. Lui ipotizzò di descrivere una popolazione N, una popolazione di individui che ogni anno si riproduce dando vita a R per N nuovi elementi, quindi una quantità proporzionale agli individui esistenti, e considerando anche che una frazione di essi muoia. Quindi si può scrivere questo modello, che è un modello lineare, che appunto ci dà N, il numero di individui, al passo successivo, dato dagli individui precedenti più la frazione che nasce meno la frazione che muore. Raccogliendo i termini 1 più r meno m possiamo riassumere il modello in questa forma, tutto in funzione di un unico parametro. C'è da sottolineare che l'evoluzione è descritta da un modello lineare, ma non è detto che, cioè ora lo vedremo, che la soluzione lo sia anch'essa. Infatti, se vediamo di trovare la soluzione, notiamo che partendo da un dato iniziale, quindi il numero di individui n con 0, e iteriamo la funzione, possiamo vedere che al passaggio successivo avremo a per n con 0 nuovi elementi. Passo successivo ancora avremo a per n con 1, che sarebbe a quadro per n con 0. Iterando praticamente questo procedimento, notiamo che la soluzione esatta del sistema altro non è che n con 0 per a elevato al tempo t. Quindi una soluzione esponenziale, come si vede bene da questo grafico. Infatti abbiamo che tutto dipende dal parametro a. Se il parametro a è minore di 1, la crescita
sarà decrescente. Quindi, se descriviamo appunto questa popolazione, tenderà a estinguersi. Il termine A praticamente sarebbe il tasso di variazione degli individui. Se invece il parametro è maggiore di 1, abbiamo che la crescita è esponenziale e quindi il sistema tende ad esplodere. Vi faccio osservare una cosa, che praticamente il sistema lo possiamo scrivere anche in questa forma, come 1, quindi scritto come 1 più tau, dove questo è il tasso intrinseco di crescita, praticamente la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. Scritto in questa forma, abbiamo che possiamo portare al primo membro il termine n al tempo t, cambiando il disegno, considerando che al denominatore, al primo membro, abbiamo 1, possiamo scrivere in quest'altra forma, senza alterare nulla, mette in evidenza il tasso intrinseco di crescita e possiamo mettere anche in evidenza quella che è il corrispondente, l'equivalente nel continuo di questa scrittura, che altro non è che praticamente il concetto di derivata. Praticamente noi nel caso discreto stiamo considerando come variazione temporale minima 1, il passo minore che possiamo fare, mentre nel continuo ovviamente lo indichiamo con delta t, ma questa grandezza tende verso lo 0. Quindi introduciamo questo concetto, che in matematica si chiama derivata, fondamentalmente in termini pratici altro non è che il tasso di variazione. È una grandezza puntuale perché descrive punto per punto la velocità o comunque il come cambia la funzione. Andando avanti, abbiamo le equazioni differenziali ordinarie, che sono praticamente rappresentano i modelli nel continuo. Sono le equazioni che legano praticamente non numeri algebrici come si fa a scuola, ma funzioni. Quindi una variabile x, una y in funzione di x e le sue derivate, che sarebbero indicate con questa dicitura. Ovviamente d quadro di y di x quadro sarebbe la derivata della derivata e così via. Il corrispondente nel discreto delle equazioni differenziali sono le cosiddette equazioni delle differenze, che sono equazioni che legano i numeri usando una legge che considera i passi precedenti. Un esempio molto semplice di questa equazione di differenza è quella che abbiamo nella descrizione della sequenza di numeri Fibonacci. Appunto, i numeri Fibonacci sono stati inventati da Leonardo Pisano nell'intento di descrivere l'evoluzione di una popolazione di conigli, tenendo conto fondamentalmente di due cose, che si parte da una coppia soltanto di conigli, è che si analizza questa evoluzione in un arco di tempo sufficientemente breve da poter trascurare la mortalità dei conigli stessi. Quindi imposto il sistema dando due passi iniziali, infatti il sistema è del secondo ordine, quindi considera anche il fatto che la coppia di conigli diventa fertile dopo un mese. Infatti, al primo passo abbiamo f con 0 uguale 1, che è una coppia soltanto. Al secondo mese rimane la stessa, ma poi diventa fertile e appunto al terzo mese avremo che ci saranno due coppie di conigli. Questa situazione viene descritta bene da questo schema. Appunto, vediamo come in poco tempo praticamente i conigli si riproducono in maniera molto veloce. Uno strumento molto importante per la descrizione dei sistemi dinamici è il cosiddetto diagramma a ragnatela, perché ci fornisce uno strumento in grado di dare ordine alle figure che prima non avevamo, nel senso che prima, grazie a questo strumento, riusciamo a capire in maniera globale qual è l'andamento del sistema per tempi lunghi, quindi la soluzione asintotica del sistema. Ci aiuta praticamente a dare un ordine alla figura e ci evita anche di fare numerosi calcoli per ottenere, diciamo, una visione globale del sistema. Viene detto appunto grafico a ragnatela perché, come vedete, praticamente si va a tessere attraverso i prolungamenti delle proiezioni una vera e propria ragnatela intorno a quello che è un grafico. Il grafico, qua ho messo un esempio con una funzione che è una parabola centrata nell'origine con concavità verso l'alto,
che descrive l'evoluzione di un sistema, che può essere anche una popolazione. E come dato iniziale x con 0 uguale 0.8. Se partiamo da questo dato iniziale e vogliamo sapere qual è il passo successivo, basta fare appunto la f, applicare la funzione a x con 0, otteniamo f di x con 0 che sarebbe x con 1. Se vogliamo sapere il passo successivo di x con 1, noi praticamente dovremmo riportare x con 1 sull'asse delle ascisse attraverso magari un compasso centrato nell'origine e appunto facendo ruotare la stessa grandezza fino ad arrivare sull'asse delle ascisse. Una volta fatto così, praticamente potremmo rieffettuare lo stesso procedimento, quello di proiettare dall'asse delle ascisse verso la curva per ottenere f di x con 1, ovvero x con 2. Abbiamo così, diciamo, vediamo un po' quali sono andamenti le soluzioni, però in questa maniera renderemo il grafico troppo confusionario. Invece, sfruttando quella che è la bisettrice del primo e del terzo quadrante, è la proprietà che ha, che ovvero il luogo dei punti dove le x uguagliano, cioè le ascisse uguagliano le ordinate, possiamo evitare di riportare sull'asse delle ascisse attraverso il compasso e praticamente proiettare l'x con 1 sulla diagonale, sulla bisettrice, e successivamente proiettarla di nuovo sulla curva, così otteniamo direttamente x con 2, senza praticamente tornare prima sull'asse delle ascisse e poi di nuovo sulla curva. Iterando il procedimento, praticamente vediamo subito qual è l'andamento globale del sistema. In questo caso, quindi partendo da una condizione iniziale 0.8, notiamo che il sistema tenderà a stabilizzarsi verso lo 0, quindi se rappresenta una popolazione, tenderà questa popolazione ad estinguersi. Ho applicato questo metodo al modello di Malthus, abbiamo precedentemente visto, nei due casi, quando A è maggiore di 1 e quando A è minore di 1. Quando A è maggiore di 1, quindi ho riportato in rosso la bisettrice e in blu la nozione della retta, che sarebbe il modello di Malthus, con coefficiente angolare 1.9. Partendo dalla condizione iniziale x con 0 e applicando il metodo del diagramma a ragnatela, vediamo che le soluzioni tendono a esplodere, quindi a aumentare sempre di più. Quindi se descrivo una popolazione, questa popolazione vive. Mentre se diamo un valore al parametro A minore di 1, partendo da n con 0, vediamo che praticamente questo sistema tende a stabilizzarsi sull'origine, dove praticamente il sistema diventa stazionario. Così possiamo appunto introdurre quello che è il concetto di punto di equilibrio. Dove i sistemi si vanno a stabilizzare si definisce punto di equilibrio, che è praticamente un punto dello spazio delle fasi dove l'evoluzione del sistema rimane stazionaria. Lo spazio delle fasi non sarebbe il luogo dove sono rappresentati tutti e soli gli stati del sistema. Per capire il concetto di stabilità basta fare questo esempio della palla di cannone sopra una montagna. Ad esempio, una palla di cannone messa in cima sulla montagna sarà in perfetto equilibrio, però sarà instabile perché basterà una piccola perturbazione per fare cadere la palla giù. Mentre se posizionare la palla a valle sarà un equilibrio instabile perché anche se andiamo a perturbare la sua posizione, anche magari oscillando, tornerà sempre sul punto di equilibrio. Questa, in conclusione, ci fa vedere come il modello di Malthus nel continuo è descritto da una formalizzazione lineare, ma la soluzione è esponenziale. Infatti, integrando l'equazione differenziale otteniamo questa che è la soluzione esatta. Quindi ci fa capire appunto come la realtà non è lineare. Infatti, basta prendere un esempio del rubinetto che gocciola. Ad esempio, se andiamo a misurare la frequenza con la quale cadono queste gocce, nonostante sia un fenomeno che sembra regolarissimo, sembra periodico, noteremo che ha un comportamento caotico addirittura. Da non confondere il caso con il caos, perché il caso magari è inteso come disordine, invece il caos si può intendere come un ordine che è non intellegibile, magari la mente umana non riesce neanche a comprendere. La non linearità la incontriamo anche quando cerchiamo di descrivere l'andamento del fumo che si innalza dopo l'accensione di un fiammifero, che ha un qualcosa di non lineare, è qualcosa di turbolento. Oppure anche quando dobbiamo tener conto delle risorse limitate
quando descriviamo una popolazione, cerchiamo di mettere in conto anche questi aspetti, dobbiamo aggiungere effettivamente dei termini non lineari, esattamente come ha fatto Verhulst nel suo modello, la cosiddetta mappa logistica, dove tiene conto praticamente del tasso di riproduzione proporzionale alla popolazione già esistente, esattamente come ha fatto Malthus, ma in più considera il tasso di riproduzione proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili, quindi il fatto che le risorse non siano limitate. Come abbiamo visto precedentemente nel modello di Malthus, la crescita è esponenziale, quindi le risorse non sono illimitate. Ovviamente la cosa non è molto realistica, ma non perché il modello in sé non sia preciso, ma perché noi facciamo delle ipotesi di lavoro e ci predisponiamo nello studiare un sistema, magari in un arco temporale sufficientemente breve da poter considerare le risorse illimitate. In questo modello questo fattore, questo aspetto lo praticamente inseriamo attraverso questo termine, che è appunto non lineare e di secondo grado. Scrivendo questo modello, raccogliendo quindi R per N al tempo T, possiamo scrivere in questa forma l'equazione, mettendo in evidenza quello che è K, un parametro che descrive la capacità portante del sistema. Praticamente la popolazione descritta da questo sistema cresce molto velocemente quando gli individui sono pochi, ma arrivato a una certa soglia inizia a rallentare la sua crescita fino a raggiungere un livello di saturazione che è indicato proprio da K. Questo livello di saturazione è, diciamo, una soglia oltre la quale non può andare perché le risorse appunto lo impediscono. Se invece partiamo da un n con 0, uno stato iniziale superiore alla capacità portante, vediamo come le soluzioni del sistema tendono asintoticamente a stabilizzarsi sul termine K. La differenza con il modello malthusiano è appunto questa, che questo aspetto viene preso in considerazione, ma appunto, come dicevo prima, non è che c'è un modello migliore e un modello peggiore. Fondamentalmente bisogna capire cosa dobbiamo analizzare, perché se ad esempio noi dobbiamo analizzare un fenomeno che si evolve in scale temporali enormi, magari dei milioni di anni, e a noi interessa capire, fare previsioni del modello soltanto in un arco temporale breve, è inutile andare a utilizzare la mappa logistica, perché ok che descrive fenomeni che in realtà ci sono, ma si presenterebbero soltanto dopo milioni di anni, e quindi localmente i due modelli coincidono, la crescita in entrambi i casi è esponenziale inizialmente. Poi un altro modello molto importante, ecco, sono dato dalle equazioni di Lotka-Volterra, che erano due matematici che hanno ideato questo modello indipendentemente. La cosa interessante è questa, sono arrivati uno nel 1925 e l'altro nel 1926 allo stesso modello senza neanche conoscersi. Praticamente questo modello descrive attraverso un sistema di due equazioni, due popolazioni, però che interagiscono. Abbiamo infatti questo sistema viene definito anche equazioni preda-predatore, perché abbiamo una prima equazione che descrive la crescita dei predatori, mentre la seconda equazione delle prede. Ho schematizzato un poco questo procedimento attraverso queste immagini. Abbiamo appunto i predatori e le prede, che separatamente potrebbero essere descritte attraverso magari il modello di Malthus. Ma se andiamo alla equazione, abbiamo che praticamente possiamo applicare questo modello tenendo conto soltanto delle nascite delle gazzelle e dei morti dei leoni, ma non perché le gazzelle siano immortali, ma perché magari appunto studiamo il sistema in un arco temporale sufficientemente breve da poter trascurare questo aspetto. Notiamo come nel sistema abbiamo in assenza delle prede i leoni tendono a diminuire, abbiamo infatti un coefficiente negativo, mentre in assenza dei leoni le prede hanno un coefficiente positivo e quindi tendono a aumentare, proprio per il fatto che i leoni mangiano le gazzelle. Abbiamo quindi descritto l'interazione attraverso questi altri due termini, che infatti presentano i coefficienti fattori moltiplicati P ed N. Soltanto che nell'equazione che descrive l'andamento dei leoni, l'evoluzione della popolazione dei leoni, il coefficiente alfa è positivo, perché appunto quando c'è un incontro tra
preda e predatore. Ovviamente vince il predatore, che tende quindi a far aumentare la sua popolazione. Mentre nella seconda equazione abbiamo un termine negativo, proprio perché la popolazione di gazzelle tende a diminuire ogni volta che incontra i leoni. E quindi abbiamo che il tasso di mortalità, di natalità delle gazzelle dipende soltanto dalle nascite, mentre il tasso di natalità dei leoni dipende anche da quante gazzelle ci sono, quindi da quante risorse ha la popolazione. Invece il tasso di mortalità dei leoni dipende delle gazzelle, anzi dipende dagli incontri con i leoni, e il tasso di mortalità dei leoni dipende soltanto dalle morti della popolazione. Questo è soltanto un mattoncino che serve per descrivere quella che è la teoria dei sistemi dinamici, però è sicuramente fondamentale per anche conoscere qualcosa di teoria della complessità, di cui ci parlerà adesso la professoressa Lombardo. Grazie a questi concetti spero possiate anche apprezzare meglio quello che sarà l'intervento della professoressa. Volevo concludere velocemente con una citazione di Edgar Morin, che dice che la complessità è una parola problema e non una parola soluzione, poiché appunto voglio sottolineare il fatto che la complessità sia alla frontiera della ricerca scientifica attualmente, quindi ancora c'è tanto altro da imparare. Grazie. Buongiorno. Dunque, prima di tutto voglio ringraziare gli studenti, i ragazzi Riccardo Veria, Mirko Zichichi, Alberto Misarendino, che ci hanno, con la loro curiosità e con il loro impegno, ci hanno portato qui. Oggi hanno in qualche modo realizzato quello che è lo spirito dell'università, cioè quello di portare insieme le persone, discutere delle idee, innescare dibattito. Fare la cultura, insomma. Va bene, la mia sarà una digressione, diciamo, su un po' la storia dei sistemi caotici e poi così un po' qualche incontro con qualche sistema semplice che può avere dinamiche caotiche. Da dove partiamo? Quando comincia la storia del caos? Tutti probabilmente pensiamo che sia una scienza relativamente giovane, che sia nata negli ultimi decenni del 1900, in realtà non è così. Probabilmente, diciamo, la teoria, diciamo, dei sistemi dinamici, come preferisco chiamarlo, piuttosto che del caos, vedremo poi un po' perché, in realtà nasce molto prima, nasce probabilmente con Keplero, e in realtà, diciamo, il tentativo, diciamo, di dare una spiegazione ai fenomeni fisici risalito agli antichi greci, i quali già studiavano, cercavano di riprodurre il moto della Luna, che era uno studio fondamentale per determinare la longitudine delle navi durante la navigazione in mare aperto. In realtà una svolta in questo studio si ha appunto con Keplero, con la pubblicazione delle tabule rudolfine, il quale cosa fa? Utilizza un modello eliocentrico del sistema solare, un modello eliocentrico del sistema solare, fa l'ipotesi di orbite ellittiche dei pianeti e riesce a compilare, grazie anche all'utilizzo di un sistema di logaritmi appena pubblicato, delle tabelle astronomiche estremamente più efficienti di quelle in dotazione fino ad allora. La vera rivoluzione invece arriva con Newton, perché con Keplero abbiamo soltanto una descrizione del moto, ma nessuna indagine circa le cause che l'hanno generato. Il primo a dare una descrizione appunto in termini dinamici di Newton, il quale nel suo libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, alla fine del 1600, scrive: e adesso vi dimostrerò il sistema del mondo. E in effetti lo fa. Usa formula appunto le leggi del moto in termini di equazioni differenziali, assume la legge di gravitazione universale, diciamo, assume questa come modello, e con questi due ingredienti riesce a, in modo semplice ed elegante, perché entrambe sono matematicamente si esprimono con delle formule estremamente semplici,
riesce a mettere ordine nel caos di dati che si possedevano fino ad allora, che erano noti sin dai tempi degli antichi greci. In particolare con queste leggi Newton riesce a calcolare le masse dei pianeti, del Sole e della Terra, a calcolare l'appiattimento della Terra ai poli, la variazione della forza di gravità sulla superficie terrestre, le orbite dei cometi, riesce addirittura a calcolare le irregolarità del moto della Luna grazie dovute all'attrazione del Sole. E in realtà se le leggi della natura hanno la forma ipotizzata da Newton, diciamo, effettivamente la natura si muove come un meccanismo d'orologeria. E questo perché appunto la formulazione è quella di equazioni differenziali derivate parziali, le quali talora, direi molto spesso, presentano delle difficoltà tecniche nella risoluzione, ma i matematici hanno in realtà provato questo importantissimo teorema, un teorema di esistenza e di unicità delle soluzioni. Sotto opportuna ipotesi, cioè un'irregolarità delle equazioni, la soluzione dell'equazione differenziale infatti è unica, purché siano noti le condizioni iniziali, cioè le posizioni e le velocità iniziali di tutte le parti che costituiscono il sistema. Chiaramente questo mette l'uomo, diciamo, nelle condizioni, una volta note le equazioni e note le condizioni iniziali, di predire il futuro. E fu quello che appunto diede il via alla nascita del determinismo. Questa è una famosissima citazione di Laplace, che probabilmente tutti voi conoscete. È un intelletto che in qualsiasi istante conoscesse tutte le forze che animano la natura e le mutue posizioni degli esseri che la costituiscono. Se tale intelletto fosse abbastanza profondo da sottomettere i suoi dati all'analisi, potrebbe concentrare in una sola formula il movimento dei più grandi corpi dell'universo e quello dell'atomo più piccolo. Per un tale intelletto nulla potrebbe essere incerto e il futuro, così come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. In qualche modo l'uomo pensa di poter dominare, conoscere la natura, il presente e il futuro. Naturalmente questo tipo di approccio ha un notevole successo, perché si formulano equazioni nei diversi campi e si riescono a risolvere un gran numero di problemi. Si formula l'equazione della fluidodinamica, dell'acustica, l'equazione del calore, le leggi di Maxwell e tutto quello che ne consegue. E diciamo, sembra che i problemi matematici siano tutti risolti. Diciamo, l'uomo ha le equazioni, ha le soluzioni, sembra che non ci siano problemi. E invece qualche piccolo problema ancora resta. Sono quelli che poi daranno luogo alla teoria dei quanti, qualcuno di questi. Un altro problema che rimane insoluto è quello del cosiddetto moto dei tre corpi. Era un problema che già era noto a Newton, il quale aveva risolto le equazioni del moto di due corpi, la Terra che orbitava attorno al Sole, ma si era preoccupato delle perturbazioni che potevano dare a questo moto gli altri pianeti. Nel caso della Luna, appunto, se parlavamo della longitudine, il moto della Luna, per esempio, non è ben approssimato da un'ellisse che abbia la Terra in uno dei suoi fuochi, bisogna tenere conto appunto della presenza del Sole. Peraltro questo problema dei tre corpi pone anche un problema di stabilità del sistema solare, perché mentre con due soli corpi, diciamo, le orbite erano quelle ellittiche previste da Keplero, con tre corpi c'è la possibilità che uno dei tre possa scappare dall'orbita, eventualmente, diciamo, collassare. Quindi c'era un problema matematico di stabilire la stabilità del sistema solare. Alla fine dell'Ottocento, quindi, Gosta Mitta Gleffler è l'editor in chief, l'editore capo della rivista Acta Matematica, e decide di rilanciare la rivista e convince il re Oscar II di Svezia a porre una questione matematica, cioè a porre un premio, mettere in pari un premio per chi riuscirà appunto a trovare una soluzione al problema dei tre corpi, e mette in pari 2500 corone per dare un'idea di quanto fossero. Lo stipendio annuale di Mitta Gleffler, che era direttore del dipartimento della sua università, era 7.000 corone. E la formulazione del problema viene affidata a Weierstrass. Bisogna insomma un po' leggere quello che scrive, perché è molto interessante quello che dice Weierstrass. Weierstrass chiede di risolvere il problema dei tre corpi utilizzando il metodo degli integrali primi. Gli integrali primi sono delle quantità che dipendono dal tempo, dalla posizione e dalla velocità delle particelle, che sono costanti lungo le orbite del sistema, per intenderci l'energia, un integrale primo. Perché? Perché fino ad allora si è usata questa tecnica. Bernoulli il problema dei due corpi l'aveva risolto esattamente così, usando il metodo degli integrali primi. Quindi Weierstrass chiede sostanzialmente di dare una risposta in termini integrali primi, di trovare una soluzione esplicita al problema,
E poi dice, commenta, il problema in realtà secondo me è di facile soluzione, si dovrebbe poter risolvere con semplici calcoli. Perché? Perché pare che di Richelieu, in punto di morte, parlando con un geometra, con Kronecker, gli avesse confidato di aver risolto il problema con pochi calcoli, però poi, diciamo, altri eventi lo misero nell'impossibilità di metterlo per iscritto. Quindi lo pone come un problema semplice. D'altronde dice, se anche non sapete risolvere questo problema, qualsiasi cosa possiate produrre in merito alla questione verrà accolta e valutata dalla giuria, perché riteniamo che questo problema sia essenziale, che possa accrescere notevolmente la nostra conoscenza del sistema solare. Quindi i matematici si mettono al lavoro, hanno pochi mesi per presentare i loro articoli, e si presentano in 12, ma le migliori menti, diciamo, matematiche, si mettono al lavoro. In realtà solamente 5 delle 12 proposte riguardano il problema dei tre corpi. Il problema in realtà è molto più difficile di quanto Weierstrass pensi. E nel giorno del 60° compleanno del re Oscar di Svezia, Poincaré viene insignito il premio. Poincaré è uno di coloro che ha presentato la memoria, vince il premio. Se non che deve preparare poi l'articolo per la pubblicazione, manda l'articolo all'assistant editor e questo non capisce niente e comincia a mandargli domande. Perché l'articolo, lo stile di Poincaré, poi lo vedremo, lo stile molto particolare, grandi intuizioni, introduce tantissimi concetti nuovi, però ci sono pochissime dimostrazioni e le poche volte che ci sono un po' confuse, diciamo. Quindi l'editor non si convince, comincia a pressarlo di domande, Poincaré ha sempre maggiori difficoltà a rispondere, l'articolo iniziale raddoppia il numero delle pagine, ma la cosa più grave è che, cercando di rispondere alle domande dell'editor, Poincaré si accorge di avere compiuto un grossissimo errore nell'articolo. A quel punto scoppia uno scandalo che coinvolge, oltre che la matematica, anche la corona. Insomma, Mitta Gleffer si mette di mezzo, alla fine Poincaré si impegna a Mitta Gleffer a recuperare le copie della rivista già spedite, in cui c'era l'errore. Poincaré si impegna, diciamo, a correggere l'errore e a fare ristampare tutto a spese sue. Quindi comincia un lavoro febbrile, diciamo, e alla fine l'errore lo trova e alla fine spende 3 volte la cifra che aveva ricevuto per il premio per ristampare tutte le copie. Va bene, cosa c'è? Cosa dice Poincaré? Cosa c'è scritto nella memoria di Poincaré? Nella memoria di Poincaré c'è scritto che non esistono integrali primi del moto per il problema degli n corpi, oltre ai 10 che già erano noti. 10 integrali primi riguardavano la conservazione del centro di massa, della velocità, del momento angolare, del momento lineare e dell'energia del sistema. Qui c'erano questi 10 integrali già noti. Oltre a questi, dice Poincaré, non esistono altri che siano funzioni algebriche del tempo, delle posizioni e delle velocità. Non riesce a trovare una soluzione analitica, diciamo. La verità è che gli articoli di Poincaré non rispondono alla questione posta da Weierstrass. In realtà lui non dice se il sistema ammetta una soluzione oppure no, nel senso in cui si intendeva la soluzione. Dice che il sistema non è integrabile, cioè non si possono trovare integrali primi. E in effetti il problema dei tre corpi rimane un mistero per fino a qualche anno fa. Per un altro secolo, quello che sembra un problema che Weierstrass formulava come un problema molto semplice, in realtà viene risolto solamente nel 1912 per caso di tre corpi da Sandman, un matematico finlandese che in realtà si ispira a un lavoro di un italiano, Visconcini, e poi nel caso generale per n maggiore di 3 viene risolto da uno studente cinese, peraltro rimasto sconosciuto, nel 1991. Perché rimane sconosciuto lo studente cinese e invece Poincaré è famoso? Perché trova una soluzione che è uno sviluppo in serie convergente, la posizione del problema dei tre corpi vengono scritte in termini di una serie di t del tempo, ma il problema è che la velocità con cui questa serie converge è talmente bassa, converge talmente lentamente questa serie, che per poter trovare soluzioni per tempi brevi bisogna sommare milioni di termini, quindi una serie, diciamo, soluzione che a tutti i fini pratici è del tutto inutile. Invece Poincaré è famoso perché appunto nei suoi lavori sostanzialmente si è introdotta una rivoluzione dal punto di vista della matematica, sono stati introdotti dei concetti nuovi, delle tecniche nuove che hanno gettato le basi di quella che è la teoria dei sistemi dinamici non lineari. Questo è quello che di Donne scrive a proposito dello stile di Poincaré, che è quello che vi dicevo, una straordinaria intuizione, parla di una straordinaria intuizione, di potere immaginazione, e che questa intuizione solamente raramente lo porta fuori strada.
in quasi ogni sezione degli articoli c'è un'idea originale, ma non dobbiamo cercare definizioni precise. È spesso necessario indovinare ciò che hai in mente per interpretare il contesto, e nella maggior parte dei risultati non dà nessuna prova, e quando cerca di darne una, difficilmente un singolo argomento non solleva dubbi. D'altronde gli articoli sono proprio una mappa, un blueprint di sviluppi futuri, di idee totalmente nuove, ciascuna delle quali richiede la creazione di una nuova tecnica per essere messa su una base solida, cioè mancano le dimostrazioni e queste dimostrazioni richiedono invenzioni nuove. In effetti Poincaré, in questa memoria sul problema dei tre corpi, lui di fatto intuisce il fatto che il sistema dei tre corpi è un sistema caotico. Capisce che il comportamento su tempi lunghi di questo sistema non è prevedibile e quasi se ne spaventa. Sono appunto molto interessanti alcuni pezzi di questo articolo. Ci sono vari lavori che sono usciti recentemente, c'è anche un libro che riguarda proprio la questione Poincaré, la questione del problema dei tre corpi. Insomma, la teoria, il problema dei tre corpi rimane dimenticato, sì, i matematici continuano a lavorarci, fanno dimostrazioni, ma nessuno presta molta attenzione al fatto che non si riescano a prevedere le orbite. Questa intuizione di Poincaré, che l'orbita non è prevedibile e che su tempi lunghi si hanno comportamenti strani, soluzioni strane. Fino a quando negli anni 60 arriva Edward Lorenz, il quale era un meteorologo, lavorava al Massachusetts Institute of Technology e faceva le previsioni del tempo. Equazioni che descrivono, che servono per le previsioni del tempo, che descrivono la velocità del vento, la temperatura, le altre variabili dell'atmosfera, sono equazioni molto complicate, difficili da risolvere, quindi lui fa un'approssimazione e scrive le equazioni differenziali ordinarie, della stessa forma di quelle di Newton, nella forma matematica, e le risolve numericamente. Aveva un computer il quale riusciva a fare calcoli 1000 volte più velocemente di quanto lui non facesse a mano. Pensate quanto era potente questo computer. E siccome era un computer che occupava un'intera stanza, si riscaldavano, le valvole saltavano, insomma i risultati numerici erano totalmente inaffidabili. Lui aveva l'abitudine di prendere i dati la sera quando andava a casa, copiarli sulla carta e poi riverificarli il giorno dopo. Insomma, una volta fa con più attenzione, a un certo punto lui li copia, il computer aveva la precisione di 6 cifre decimali, e lui sulla carta, una volta usava la fretta, scrive solamente le prime 3, di fatto approssima il dato iniziale che avrebbe dato nella simulazione successiva. Quando la mattina poi torna e lancia una nuova simulazione, la confronta con la precedente, ripeto, lo faceva di confrontare perché i risultati non erano affidabilissimi, si accorge, succede quello che è piccolo qui, non siete bene, che le due soluzioni, quella del computer fatta con tutte le cifre decimali come dato iniziale, quella che partiva dal dato iniziale approssimato, troncato, all'inizio partivano vicine, ma poi dopo un po' di tempo si discostavano e si discostavano sempre più, non si somigliavano per niente. Le dati iniziali differiscono solo per la quinta cifra decimale, questa simulazione ovviamente che ho fatto io, danno soluzioni molto diverse in tempi relativamente brevi. Lorenz usa la rappresentazione delle soluzioni di questo sistema che è appunto inventata da Poincaré, che è quella di cui vi ho parlato anche Riccardo poco fa, dello spazio delle fasi, cioè qui sono riportate le 3 variabili che approssimavano le previsioni del tempo di Lorenz, e lui vede che la soluzione, questo puntino che man mano che si muove rappresenta la soluzione del sistema che evolve nel tempo, e questo puntino che descrive la soluzione si adagiava su questa struttura strana che poi Rivelle e Tekens qualche anno più tardi avrebbero chiamato attrattore strano. I risultati di Lorenz vengono pubblicati su questo articolo famosissimo, Deterministic Non-Periodic Flow, famosissimo adesso. Nei primi 10 anni questo articolo riceve solamente 3 pubblicazioni, adesso è uno degli articoli più citati della storia della scienza, e diventa famoso solamente 9 anni dopo, quando nel 72 Lorenz tiene la famosa conferenza Predictability,
Does the flap of a butterfly swing in Brazil instead of a tornado in Texas? Cioè, il famoso effetto farfalla, diciamo, il battito di una farfalla in Brasile può innescare un tornado in Texas, peraltro il titolo della conferenza è così diciamo, evocativo, non è neanche di Lorenz, glielo suggeriscono. In ogni caso l'articolo di Lorenz ci mette 10 anni per passare da una costa all'altra degli Stati Uniti d'America, lui lavorava al MIT, e poi c'era questo gruppo di matematici che stavano a Berkeley, che poi sono quelli che si considerano i padri della teoria dei sistemi dinamici, Smale, York ed altri, e questo perché lui era un meteorologo, pubblica su una rivista Journal of Atmospheric Science, e quelli erano matematici e leggevano solamente riviste di matematica, e quindi insomma queste scoperte, diciamo, nuove rimangono in qualche senso dimenticate, nascoste. E poi insomma puntini, che vuol dire? Poi sono tutti questi matematici che si mettono a lavorare, un po' riscoprono Poincaré, vengono a conoscenza appunto di questa impredicibilità dei sistemi dinamici su tempi lunghi, sviluppano tutta una teoria matematica molto bella, molto complicata, e negli anni Ottanta, diciamo, in realtà si assiste a quella che molti scienziati definiscono una vera e propria rivoluzione scientifica, esplode la scienza del caos. David Ruelle, anche lui è uno dei padri, diciamo, di questa teoria, dice appunto, siamo testimoni negli anni 70-80 di un cambiamento di paradigma, quello che aveva detto Kuhn a proposito di un'altra rivoluzione, e Glaik, nel famoso bestseller Chaos, che appunto pluripremiato, probabilmente molti di voi l'hanno anche letto, dice appunto, il caos è diventata la terza più grande rivoluzione del secolo nelle scienze fisiche, dopo la relatività, la teoria dei quanti. La realtà ha eliminato l'illusione newtoniana di spazio e tempo assoluti, la teoria dei quanti ha eliminato il sogno di un processo di misura controllabile, e il caos ha eliminato la fantasia laplaciana della predicibilità deterministica. Quindi una rivoluzione. In realtà, diciamo, tutto questo era già nei lavori di Poincaré. Infatti, più che chiamarla teoria del caos, si tratta semplicemente di una branca della matematica che riguarda proprio lo studio delle teorie dei sistemi dinamici, e appunto gran parte delle intuizioni di questa teoria erano nei lavori di Poincaré. Per esempio, questo è molto interessante, Poincaré nel 1908 parla proprio di fatto, esprime la sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, che poi avrebbe scoperto Lorenz, e usa una terminologia e dei termini che sono esattamente quelli di Lorenz. Anche nell'esempio lui parla di un ciclone, la formazione di un ciclone, Lorenz parla di effetto farfalla e del tornado, e Poincaré parla di un ciclone. Se i meteorologi vedessero bene che l'equilibrio è instabile, che un ciclone si formerà da qualche parte, ma non so esattamente dire in posizione dove, un decimo di grado più o meno in un dato punto, e il ciclone si formerebbe da una parte e non da un'altra. Quindi usa esattamente gli stessi termini che avrebbe usato parecchi anni dopo Lorenz. Se fossero stati al corrente di quel decimo di grado, avrebbero potuto saperlo prima, ma dove si sarebbe formato il ciclone. Ma le osservazioni non sono né sufficientemente comprensive, né sufficientemente precise. Va bene, quindi in realtà, diciamo, la scienza non lineare è tutta nello studio delle equazioni differenziali che costituiscono la realtà di quello che ci ha lasciato Poincaré. Va bene, vediamo cos'è un sistema caotico, andiamo un po' a incontrare cos'è il caos. Il termine caos viene introdotto nel 1975 in questo articolo di D.A. York, Period 3 implies chaos. In realtà non esiste una definizione che metta d'accordo tutti, una definizione universalmente accettata. Sicuramente tre sono gli ingredienti che più o meno tutti inseriscono in quella che potrebbe essere una definizione. Allora, questo è quello, per esempio, che scrive Steve Strogatz. Dice che caos è il comportamento aperiodico per tempi lunghi in un sistema deterministico che esibisce sensibile dipendenza alle condizioni iniziali. Vediamo, analizziamo uno per uno. Che vuol dire comportamento aperiodico per tempi lunghi? Sostanzialmente, in termini matematici, diremmo esiste un insieme aperto di condizioni iniziali che porta verso soluzioni che non sono stazionarie, non si ripetono in modo periodico e non sono neanche quasi periodiche, che è un altro tipo di dinamica, diciamo. Sistema deterministico l'abbiamo visto, ce l'ha fatto vedere anche il nostro studente. Allora, il sistema deterministico
vuol dire appunto sostanzialmente che lo stato del sistema in ogni istante è determinato esclusivamente dalle condizioni iniziali. Sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, anche questo diciamo, l'abbiamo visto, traiettorie che partono da dati iniziali molto vicini tra loro, si allontanano rapidamente, adesso vedremo quanto rapidamente, dando luogo ad orbite totalmente diverse. Questo è quello che succede per esempio nel sistema di Lorentz, questo è appunto la trattoria di Lorentz, qui non si vede bene ma qui c'è un pallino rosso, è un blob, sono 10.000 condizioni iniziali al tempo zero, quindi sono, abbiamo preso non una condizione iniziale ma un blob di condizioni iniziali, facciamo evolvere, facciamo passare il tempo, dopo un certo tempo t uguale 3, questo blob piccolino si è sparso lungo questa linea rossa, al tempo uguale 9, diciamo il blob rosso si va espandendo ancora di più, al tempo uguale 15 quel piccolo blobettino adesso è sparso ovunque ed è impossibile dire ciascuno dei punti al tempo 0 che costituivano il blob dove si trovi adesso, diciamo dopo a t uguale 15. Questo è l'attrattore, appunto l'attrattore diciamo è definito in maniera un po' così, euristica, non è una definizione matematicamente precisa, comunque per intenderci è l'insieme verso il quale convergono tutte le traiettorie che partono sufficientemente vicino, diciamo. E allora queste traiettorie partono vicino e si allontanano, quindi ogni punto si evolve in modo diverso e in maniera imprevedibile. Quindi cerchiamo di seguire le traiettorie, quindi abbiamo due dati iniziali, diciamo x0 qui e qua x0 più delta, e seguiamo le traiettorie di ciascun punto e vediamo di capire cosa fa la distanza che separa le due traiettorie nel tempo, come evolve questa distanza. Quello che si vede è che se il sistema è caotico, le traiettorie divergono secondo questa legge, in modo esponenziale. Questa è la distanza al tempo 0, nel tempo evolve come è elevato a lambda t. Lambda maggiore di 0 è proprio quello che si chiama la firma del caos, e si chiama esponente di Lyapunov. In realtà un sistema dinamico n-dimensionale ha n esponenti di Lyapunov, diciamo questo è quello che si chiama esponente di Lyapunov massimale. Comunque insomma l'esponente di Lyapunov massimale positivo è proprio una delle, come dire, delle prove, la pistola fumante che il sistema è caotico. Bene, e dove, quali sono i sistemi caotici? Ce ne abbiamo in casa? Li abbiamo visti mai? Vediamo. In realtà anche sistemi molto semplici, dei quali tutti noi abbiamo esperienza ogni giorno, possono essere caotici. Vediamo, la calcolatrice. Come fa la calcolatrice a darci un sistema caotico? Come può un sistema deterministico produrre il caos? Bene, questa prima legge, prendiamo un numero tra 0 e 1 e lo leghiamo al quadrato, prendiamo la calcolatrice, quindi prendete un numero 0,3 e premete il tasto x quadro, iterate, quindi l'uscita premete nuovamente il tasto x quadro e così via, in breve tempo otteniamo 0, chiaramente ogni volta che facciamo il quadro otteniamo un numero più piccolo, via via la soluzione converge verso 0. Adesso prendiamo una seconda legge, prendiamo numero x, come volete voi, e prendiamo sulla calcolatrice il tasto 1 su x, in successione, iteriamo quindi, troviamo un ciclo di periodo 2, un numero al suo inverso, sempre solo, l'orbita sarà sempre questa di questo sistema dinamico. Terza legge, prendiamo un numero tra 0 e 1, abbiamo bisogno di carta e penna questa volta, non ci basta la calcolatrice, ma insomma, 2x al quadrato meno 1, calcoliamo, rimettiamo dentro e facciamo di nuovo 2x al quadrato meno 1, iteriamo, e questo è quello che troviamo. Assolutamente un comportamento aperiodico, è impossibile dire a ciascun passo, diciamo, due traiettorie che partono, due iniziali molto vicini, danno traiettorie molto diverse. Altro caos della calcolatrice, un'altra legge. Questa legge prende il numero x, lo moltiplica per 10, sottrae la parte intera, e quindi considera la prima cifra dopo la virgola. Sembra molto complicato, molto più facile con un esempio. Quindi per questo dato iniziale, un numero con questo numero finito di cifre, dobbiamo moltiplicare per 10, quindi spostare la virgola a destra di un posto, cancellare la parte intera, quindi diventa 0,555, e prendere la prima cifra, 5. Al passo successivo lo stesso, si sposta di un posto, la virgola sposta di un posto, e si prende nuovamente la prima cifra. Insomma, questo algoritmo di fatto considera in successione a ogni passo le cifre decimali del numero. Quindi le varie iterate sono proprio le cifre che costituiscono la parte decimale del numero. Quello che succede è che prendiamo due dati iniziali molto vicini. Il numero pi greco è un numero che sia uguale a pi greco per i primi 10 milioni di cifre e che poi sia per esempio periodico. 1, 2, 1, 2.
chiaramente le prime 10 milioni di iterazioni ci danno la stessa dinamica, da 10 milioni in poi abbiamo dinamiche totalmente differenti, quindi il sistema esibisce sensibile dipendenza dal dato iniziale, pur essendo partiti dati iniziali molto vicini tra di loro, indistinguibili, diciamo, dovessimo parlare di un esperimento, otteniamo due dinamiche molto diverse. E questo è un altro sistema caotico che tutti quanti abbiamo a casa. È un food processor, un sistema deterministico, l'attrattore è lì, è il barattolo, ma nessuno di noi può dire in ogni istante dove si trova poi la particella che, diciamo, sta girando nel bicchiere. Ma in effetti, diciamo, non è casuale questo esempio, perché la teoria dei sistemi dinamici, per esempio, è usata parecchio proprio nel cercare di ottimizzare i processi di mixing, quindi nei casi in cui si vuole, per esempio, mescolare un carburante, oppure anche nell'industria farmaceutica, quando si vuole mescolare il principio attivo con la materia inerte che poi costituisce buona parte della pillola, il principio attivo va distribuito uniformemente, quindi sembra che usino, non sono un'esperta di queste cose, però ho letto che usino anche la teoria dei sistemi dinamici per ottimizzare questo tipo di processi. Va bene. Adesso veniamo a quello che ci ha fatto vedere Riccardo, la mappa discreta. E la mappa logistica in particolare, a proposito della quale Robert May, che era un ecologo, disse appunto: non soltanto nella ricerca, ma nel quotidiano della politica e dell'economia, noi tutti staremmo meglio se più persone comprendessero il fatto che sistemi semplici non necessariamente possiedono semplici proprietà dinamiche. Questo appunto è un sistema discreto, il tempo N+1 è una funzione del passo precedente, lo spazio delle fasi di un sistema dimensionale è una retta, quindi sono le varie iterate, stanno su una retta. Questa è la mappa logistica, ce l'ha fatta vedere Riccardo. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere cosa fa la mappa logistica. Ok, questa qui è un applet che di fatto fa la simulazione. Quindi qua mettiamo il valore del parametro, quindi abbiamo una parabola, questa è la f appunto, xn+1 è una funzione di x con n, quindi in ascissa abbiamo il dato di input e in ordinata abbiamo l'output, e l'output lo leggiamo come ordinata di questa parabola. Questa parabola, al variare di questo parametro a, chiaramente cambia la sua concavità, a è a xn1 meno xn, quindi è proprio quello che prima è stato chiamato r. Bene, se qui mettiamo come parametro 2,8, questo è il metodo del CobWeb che vi ha fatto vedere Riccardo, quello che si vede in basso qui, vedete la soluzione in funzione del tempo, quindi le varie iterate, e questo è il metodo del CobWeb, vi fa vedere che tende verso un punto fisso, quindi per questo valore del parametro la soluzione tende, ve lo facciamo andare, diciamo, ancora, tende ad andare verso una soluzione stazionaria, quindi un punto di equilibrio stabile. Cambiamo adesso il parametro, se invece 2,8 scriviamo 3,3 e di nuovo ripetiamo, dopo un po' c'è un transiente, cioè una parte iniziale in cui la traiettoria fa cose, diciamo, strane, dipende dal dato iniziale, ma poi si assesta su quella che è un'orbita periodica di periodo 2, si vede qui, e questo è quello che succede nello spazio delle fasi. Se cancello il transiente, questo lo posso fare qui, transitorio per esempio metto 100, quindi sostanzialmente trascuro i primi 100 passi alla simulazione. Come vedete, dopo il transiente è subito sull'orbita periodica, e infatti sono 2 i punti che sono visitati nello spazio delle fasi al sistema dinamico. E infatti abbiamo questa orbita periodica, diciamo, sul CobWeb. Benissimo, cambiamo ancora il parametro, invece di 3,3 prendiamo 3,5, iteriamo, questa volta potete vedere a destra abbiamo un periodo 4, abbiamo avuto un raddoppio di periodo, da 2 siamo passati a 4, se aumentiamo ancora il parametro un pochino avremo un ulteriore raddoppio a 3,56 per esempio, cancelliamo. Questa volta il periodo è 8. Questo che stiamo avendo qui è un classico esempio di biforcazione. Abbiamo un parametro, sono gli studenti del corso di biforcazione, abbiamo un parametro, il parametro varia, quindi abbiamo fatto vedere questo parametro R, e la dinamica del sistema cambia in maniera
diciamo, sostanziale, non è un cambio numerico. Invece di avere come valore di equilibrio due possibili valori, cioè il periodo 2, adesso il sistema ha un periodo 4, poi un periodo 8 e così via. In realtà, se qui mettiamo come valore del parametro il valore 3.59, per esempio, ma anche valori successivi, quindi cancelliamo e iteriamo, adesso faccio loop, lo faccio andare senza limite, questo è quello che succede. L'orbita è caotica, riempie tutto lo spazio, diciamo, degli stati, cioè è densa nello spazio degli stati, ed è, diciamo, non si ripete mai. Fermiamolo. Ok. Va bene, quindi abbiamo visto un esempio di biforcazione. Questo è uno dei possibili modi in cui un sistema dinamico diventa caotico, uno di quelli che si chiamano route to chaos, cioè una delle vie al caos, e si chiama proprio una sequenza di period doubling, cioè attraverso successive biforcazioni di periodo il sistema, l'orbita del sistema diventa sempre più complessa fino a diventare totalmente imprevedibile. Questo è il diagramma di biforcazione, questo è un oggetto che piace molto ai matematici. Cosa c'è? Allora, in ordinata, in ascissa c'è il parametro A, e in ordinata c'è il comportamento degli stati asintotici del sistema. Vedete, quando è 3,5 avevamo un periodo 4, 1, 2, 3, 4, sono gli stati del sistema asintotici tra i quali oscillava. Poi abbiamo una prima biforcazione a cui il periodo diventa 8, poi si raddoppia ancora, diventa 6, cioè così via, fino a quando di fatto qua il sistema è caotico. La cosa incredibile è che in questo caos ci sono finestre di ordine. Quindi a un certo punto c'è questa finestra di nuovo in cui il periodo è di nuovo 6, poi caos, poi ciclo 5, poi caos, ciclo 3, ogni volta da qui in poi si ripete sostanzialmente uguale a se stesso. Questo qui ha una struttura frattale, adesso lo vedremo, e questo è, se qualcuno di voi volesse un'ispirazione sul prossimo tatuaggio da fare, questo è un diagramma di biforcazione da passeggio. Ok, dimensione non intera, che struttura hanno questi insiemi? Sono dei frattali, appunto. Cos'è un frattale? Frattale, diciamo, in maniera sempre un po', come dire, friendly, si può definire come una forma geometrica complessa con struttura fine a scale arbitrariamente piccole. In genere si tratta di figure autosimilari e hanno dimensione non intera. Adesso credo di dover andare un po' velocemente. Allora, qual è un insieme frattale che probabilmente tutti conosciamo? L'insieme di Cantor. Si costruisce facilmente, si prende l'insieme 0,1, l'intervallo 0,1, si, a ogni passo si sottrae il terzo centrale, e quindi al passo 1 abbiamo 0, 1 terzo, 2 terzi, 1 e così via. L'insieme di Cantor è l'insieme, diciamo, limite di questa procedura. L'insieme di Cantor è un insieme autosimilare, cioè la metà, a ogni passo la metà sinistra è tutto l'insieme iniziale scalato di un fattore 3. La lunghezza, la misura di questo insieme è nulla, si vede abbastanza facilmente, diciamo, perché ci deve essere ricoperto da uno qualsiasi degli S con N, e uno qualsiasi degli S con N ha misura 2 terzi alla N. A ogni passo l'insieme ha misura 2 terzi del passo precedente, quindi alla fine al passo ennesimo la misura è 2 terzi, la lunghezza dell'intervallo è 2 terzi alla N, e quando N tende a infinito questa quantità tende a 0, quindi diciamo la misura di C è 0, eppure vedremo che C ha dimensione non intera, cioè è più denso, diciamo, di quello che può essere un punto, ma meno denso di quello che può essere una retta, quindi una dimensione compresa che tra 0 e 1. Cos'è la dimensione? Allora, la dimensione è il numero minimo di coordinate necessarie a descrivere ogni punto dell'insieme. Penso che tutti pensiamo a questo quando pensiamo alla dimensione. Su una retta la dimensione è 1, perché ci basta la distanza da un punto fissato come origine per stabilire qual è la posizione di tutti i punti sulla retta. Sul piano è 2, nello spazio è 3, e per i frattali vediamo con quest'altro frattale che succede. La curva di von Koch, questa è molto famosa, abbiamo un intervallo L0, al passo successivo, al terzo centrale, sostituiamo i due lati di un triangolo di un triangolo equilatero, scusate, e quindi se questo è 1, anche questi due lati, ciascuno di essi è 1, quindi se siamo partiti diciamo da una lunghezza L0, al passo S con 1 la lunghezza sarà L0 per 4 terzi e così via. Anche questa è una figura autosimilare, cioè si presenta a scale più piccole come copia di se stessa. La lunghezza a ciascuno step è 4 terzi elevato al numero dello step, 4 terzi alla n, al passo ennesimo. Quindi la lunghezza di k è infinita. Quindi questo ci impedisce di dire che ha dimensione 1, perché
comunque presi due punti su questa curva, la distanza da questi due punti è infinita, quindi non possiamo prenderne uno come origine e poi misurare la distanza rispetto a questo, quindi dimensione 1 non va bene. Qual è la dimensione di questo insieme? Dobbiamo diciamo, allargare la nostra definizione di dimensione. Ci sono vari modi per farlo per i frattali, per esempio nei casi di frattali similari si usa questa che si chiama dimensione di similarità, cioè sostanzialmente si prende la figura autosimilare, la si riduce di un fattore R e si va a vedere quante copie sono necessarie per della figura ridotta per ottenere di nuovo l'originale. Se M si può scrivere come R alla D, questo D è la dimensione di similarità. Vediamolo con un esempio. Per esempio nel caso della linea abbiamo questo segmento, lo dividiamo in 5 parti, ciascuno di essi quindi è un quinto di quello iniziale. Abbiamo bisogno di 5 copie della parte più piccola per riottenere quello iniziale, quindi 5 alla 1, quindi la dimensione 1. Nel caso del piano, se riduciamo di un fattore 3, abbiamo bisogno di 9 quadratini per riprodurre il quadrato iniziale, quindi la dimensione 2. Nel caso del cubo, la dimensione ovviamente è 3, perché va come il cubo della dimensione lineare. E quindi, diciamo, questa è la definizione di dimensione di similarità. Vediamo applicando questa definizione all'insieme di Cantor cosa viene fuori. L'insieme di Cantor è composto da due copie di se stesso, ciascuna dei quali è riscalata di un fattore 3. Quindi la dimensione è logaritmo di 2 diviso logaritmo di 3, 0,63. Non è circa, non è un numero intero, sta tra 0 e 1 per l'appunto. Analogamente la curva di Von Koch è 4 volte, 4 copie di se stessa, ciascuna copia è un terzo della precedente. E quindi la dimensione è logaritmo di 4 diviso logaritmo di 3, circa 1,26. Non riempie completamente il piano, ma è più di una retta. E la costa della Gran Bretagna? Effettivamente anche sistemi fisici, diciamo sistemi reali, possono essere frattali. Infatti quello che si vede è che se uno vuole misurare la costa, per esempio la Gran Bretagna, quanto è lunga questa costa dipende dal metro usato, dalla scala su cui si fanno le misure. E quello che si vede è che più fine è il metro usato, maggiore è la lunghezza che ottenete. E allora quanto fine deve essere questo metro? A che scale andiamo? Sulla scala della roccia, del granello di sabbia, della distanza intermolecolare, che definizione usiamo? Insomma, questo è stato ovviamente studiato. Pare che la dimensione della costa della Gran Bretagna sia un numero non intero, una dimensione frattale, e questo numero è circa 1,25 e pare che sia lo stesso per tutte le coste presenti sulla Terra, perché probabilmente è qualcosa che è legato al modo in cui le coste si sono formate, diciamo, nell'era. È una teoria inutile questa dei sistemi caotici. Abbiamo visto che ci impedisce di fare delle previsioni sul futuro. Niels Bohr, non è sicuro che sia lui, diceva "Prediction is very difficult, especially about the future". E allora diciamo, cosa facciamo? Diciamo, abbandoniamo. Allora, vediamo cosa ne pensa Heisenberg, altro padre della meccanica quantistica. Heisenberg dice, nella formulazione delle leggi di causalità, quando conosciamo esattamente il presente, possiamo calcolare il futuro, l'asserzione falsa non è nella parte finale, che non siamo in grado di calcolare il futuro, ma è nella premessa. Non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli deterministici. E allora dobbiamo evitare sistemi caotici se vogliamo predire il futuro, perché il presente non lo possiamo conoscere con tutta la precisione che ci servirebbe. In realtà i sistemi caotici hanno tante belle qualità, alcune delle quali sono scritte qui. Per esempio, nell'attrattore caotico, che sembra solamente, diciamo, casino, in realtà ci sono un numero infinito di orbite periodiche instabili che sono immerse nell'attrattore, e quindi in qualche senso lo scheletro dell'attrattore è costituito da un numero infinito di orbite periodiche, ciascuna delle quali instabili. E la dinamica sull'attrattore è ergodica. Ergodica vuol dire sostanzialmente che la soluzione del sistema passa arbitrariamente vicino a tutti i punti nel tempo, quindi divisi da tutti. E quindi si può pensare che la dinamica caotica, a una distante, nascondano un qualche comportamento periodico e che di fatto il sistema salti da un'orbita periodica all'altra, si tratta di orbite instabili, quindi va su un'orbita periodica instabile e quindi salta a quella vicina e così via. E questo, diciamo, a che serve? Questo in realtà è proprio ciò che sta alla base di dare il controllo del caos, perché appunto in realtà il caos è stato domato e non dall'idraulico,
come diceva poco fa il professor Estivo, ha visto il rubinetto, allora ho detto, allora il caos, per domani il caos serve l'idraulico. Sì, diciamo, è più veloce chiamarli idraulico, certamente, però in realtà, diciamo, non è detto, è sicuramente più costoso di rivolgersi all'ingegnere o al matematico. Qual è l'idea? L'idea è che appunto una piccola perturbazione può dare luogo a un'escursione grande nel tempo e quindi producendo di fatto tutta una serie di stati dinamici che invece possono essere desiderati. La cosa, diciamo, notevole è che si possono riprodurre un numero infinito di possibili comportamenti dinamici usando sempre lo stesso insieme caotico. Quindi se pensate all'insieme realizzato per esempio con circuiti elettrici, vi serve un solo circuito per simulare dinamiche totalmente diverse, non dovete cambiare componente. E in più le perturbazioni che si devono utilizzare sono in genere molto più piccole degli ordini di grandezze coinvolti invece nella dinamica in gioco. Ci sono varie idee per controllare il caos, diciamo due sono sostanzialmente quelle le idee guida, diciamo tutte le altre si ispirano a queste. Una è il metodo proposto da Ottger, Boggi e York, in cui sostanzialmente si applicano al sistema delle piccole perturbazioni una volta sola durante il ciclo, in maniera di farlo spostare ogni volta di un pochino, quel tanto che basta per farlo andare sull'orbita desiderata. Un altro metodo è quello, e quindi sono delle perturbazioni diciamo periodiche, impulsive. L'altro metodo invece è quello proposto da Piragas, per il quale invece nel sistema si inserisce un segnale di controllo continuo, la cui ampiezza però è via via più piccola man mano che il sistema raggiunge l'orbita desiderata. E queste sono sostanzialmente due tecniche che sono alla base di uno dei risultati più notevoli nell'ambito della teoria del caos, che è quello della sincronizzazione, cioè contrariamente a quanto uno potrebbe pensare è possibile sincronizzare due sistemi caotici, perché uno lo penserebbe come una cosa difficile, perché visto che partendo da iniziali molto vicini le orbite divergono, sembra quasi impossibile prendere due sistemi caotici e farli andare verso la stessa dinamica. Invece questo è stato fatto, si riesce appunto a bloccare l'uno con l'altro e ad averli perfettamente sincronizzati. E questa è una tecnica che per esempio è utilissima se uno vuole mandare comunicazioni private, quindi il mandare messaggi segreti, sapete che c'è tutto il problema della crittografia, è un modo possibile per crittografare i messaggi, è quello di cioè il ricevitore e il trasmettitore, quindi il trasmettitore deve mandare il messaggio al ricevitore e lo manda mascherato e chi riceve deve poterlo decrittare, insomma interpretare. E diciamo appunto con un sistema caotico sostanzialmente chi manda il messaggio lo manda con una sorgente di rumore sopra, quindi c'è il messaggio e sopra c'è il sistema caotico, ma chi riceve ha un sistema caotico uguale a quello di chi ha trasmesso sincronizzato, quindi sottrae il caos e può leggere il messaggio. Diciamo, tecniche di questo genere, per esempio, quello di controllo dei sistemi dinamici, sono per esempio molto utilizzati nel design di impianti biomedici, per esempio per la messa a punto di pacemaker per il cuore. Sembra che il battito cardiaco sia ben riprodotto da sistemi caotici, anzi quanto più caotico è quanto più il cuore è in salute. La dinamiche non lineari sono molto utilizzate per appunto la costruzione di pacemaker efficienti. Bene. E allora in realtà la teoria forse serve, e il problema è che bisogna porre le domande giuste, e ponendo le domande giuste la teoria è in grado di fornire una gran quantità di informazioni non banali sulle soluzioni e condurre una comprensione profonda della dinamica. Questo è quello che dice Poincaré. Se tu mi stai chiedendo di predire il futuro, se abbastanza sfortunatamente mi succedesse di conoscere le leggi, dei fenomeni, potrei raggiungere questo scopo solamente al prezzo di calcoli complicatissimi e dovrei rinunciare a darti una risposta. Ma siccome sono fortunata abbastanza dall'ignorare queste leggi, allora ti risponderò subito. E la cosa più stupefacente è che la mia risposta sarà corretta. E in effetti è proprio così. E allora torniamo al nostro problema irrisolto, forse sì. Allora, in effetti si sapeva che il sistema solare era un sistema caotico, però
Nel 77 la NASA manda i satelliti Voyager in orbita per andare a esplorare i confini del Sistema Solare. E la Voyager arrivano dalle parti di Saturno e osservano Saturno, Titano e Iperione, ci sono i tre corpi. Sono Iperione e Titano sono satelliti di Saturno e rimangono molto stupiti gli scienziati dall'osservare la dinamica di Iperione. Iperione è l'unico oggetto solare che non ha una forma, diciamo, sferica, ha questa forma di patata, e la cosa incredibile è che cambia continuamente la direzione dell'asse di rotazione. Il moto di Iperione è un moto assolutamente caotico. E chiaramente, appunto, diciamo, caotico si sapeva, però diciamo, il dato sperimentale, come dire, lascia stupiti. Quindi in realtà non è abbiamo la prova, diciamo, abbiamo le immagini del fatto che il nostro sistema è un sistema per il quale il sistema solare è impossibile fare predizioni accurate, diciamo, sul lungo termine, oltre alcune decine di milioni di anni. Per chiudere, allora, due notizie, diciamo, una buona e una cattiva. Cominciamo con la buona. La buona è che in tempi recenti, studiando la dinamica del sistema solare, Wisdom e Lasker hanno dimostrato che le maree della Luna sono in grado di stabilizzare la Terra rispetto alle perturbazioni che altrimenti porterebbero a moti caotici, e tali moti caotici sulla Terra porterebbero a cambiamenti climatici drastici. Quindi si passerebbe da periodi di grande caldo a glaciazioni. E quindi, per fortuna, la teoria del caos ci dimostra che senza la Luna la Terra sarebbe un posto molto inospitale. Siamo fortunati ad avere la Luna. Addirittura poi, diciamo, questo ha creato un dibattito filosofico per cui si è detto che per avere la vita sui pianeti è necessaria la presenza di una Luna, insomma, poi si è andato un po' oltre. Questa è la matematica, a noi interessa la matematica. E la stabilità del Sistema Solare, questa è la seconda notizia. La stabilità del Sistema Solare ha occupato gli studi di tanti matematici, Laplace, Lagrange, Gauss, Poincaré. Ciascuno di essi dimostrava o non dimostrava la stabilità del Sistema Solare. Perché se c'era già una risposta gli altri continuavano a studiare? Perché erano sbagliati i precedenti? Sì, alcuni avevano dato risposte sbagliate, ma la verità è che ciascuno di questi scienziati ha usato una forma approssimata delle equazioni. Quindi la risposta che ha dato in realtà l'ha data studiando non le equazioni di Newton in tutta la loro interezza. I risultati più recenti sono questi di Lasker. Sono recenti perché appunto adesso abbiamo computer molto potenti, girano computer, diciamo, finanziati dal governo americano, che lavorano alacremente. Sono fatte varie simulazioni utilizzando modelli realistici del sistema solare e, diciamo, queste simulazioni hanno dimostrato vuol dire che si sono fatte tantissime simulazioni con dati iniziali diversi, e si è trovato che c'è una probabilità parecchio elevata che il sistema solare sia instabile. Se tutto in scala relativamente brevi, prima della fine del Sole, è possibile che Mercurio collassi sul Sole e che altri pianeti vengano sparati, diciamo, fuori dal Sistema Solare. Quindi su tempi scale relativamente brevi, prima che si spenga il Sole, diciamo, il nostro Sistema Solare potrebbe collassare. Va bene, questa è un po' di bibliografia.